Dopo l'enorme successo del Partyride Tour 2023, quest'anno nel 2024 vogliamo ingigantire tutto. Costruiremo ostacoli mai visti con oggetti che non sono fatti per andare in mountain bike. Inviteremo personaggi famosi e atleti internazionali. Porteremo i fuochi d'artificio. E chiaramente gireremo e faremo casino tutti assieme. La prima tappa di quest'anno sarà a Kronplatz e appunto dobbiamo muoverci perché dobbiamo costruire la sfida speciale. Qui abbiamo legno, robe stranissime e lì c'è il buon Mauro, che chiaramente con Massive ci aiuterà a costruire tutta questa bella struttura. Ingegnere, per favore venga a spiegarci su AutoCAD come funziona la struttura. Allora, apriamo il programma. Sì. A Kronplatz c'è un laghetto e noi dobbiamo partire dal punto A e arrivare al punto B con una bella passerella stretta stretta con un sacco di cose difficili. Questo è il progetto su AutoCAD. Facciamo un render. Questo è il render. Questo a tutti gli effetti è il progetto. A Kronplatz dobbiamo cercare di creare una passerella che tutti possono provare, stretta, che metta in difficoltà anche i più esperti, e se sbagli ti pucci. Comunque assomigliano ai progetti di Michele Molteni. Il problema numero uno è cercare di rendere questa struttura portatile, perché deve andare bene per tutti i party ride, quindi deve essere modulare e smontabile. Qua abbiamo tutti i nostri moduli e la prima parte di passerella, che sarà in totale lunga 14 metri. Chiaramente non la terremo già subito larga 10 centimetri, ma con le assi la allargheremo e la faremo 25 centimetri. Oh Mauro, cosa stai facendo lì? Climbing. Terza struttura, stiamo costruendo una mega gobbona molto secca, appositamente voluta secca. Struttura completata, chiaramente adesso è messa a terra, dobbiamo in realtà sollevarla. Adesso vi faccio vedere anche come abbiamo pensato di sollevarla, però prima di tutto va provata, va testata a livello terreno per capire se è troppo difficile o se va bene. Vai. Chiaramente adesso non è fisso, quindi si cappotta continuamente. Però secondo me è fattibile. Abbiamo deciso di togliere queste due mezzelune perché, pensando che sopra un lago era troppo difficile, quindi lo teniamo un po' più facile. Ma comunque, come vedete, in fondo si stringe parecchio. In fondo sarà nazi arrivarci. Adesso ci trasferiamo da Ivo per vedere invece come riuscire a tenerla sollevata rispetto al lago. Fratello, buongiorno. Cazzo è questa qua? Una starta rocca? Allora, ingegnere, come facciamo a tenere in piedi sta cavolo di passerella lunga 14 metri? Ma io che cazzo ne so, scusa. Abbiamo progettato dal nulla e realizzato questi piedozzi giga enormi. Questi, esattamente uno e due, saranno solo per l'inizio e la fine in fondo della passerella. Tutte le altre saranno a gamba singola. Sotto qui ci sarà un piedino regolabile in altezza. Qui ci sarà una piastra molto larga di 50 centimetri. Il dubbio che abbiamo di tutta questa struttura è che per la prima tappa di Kronplatz c'è questo laghetto. Per tutti gli altri faremo questa sfida assolutamente, ma non essendoci laghetti ci sarà la soluzione. Indizio: avete presente il porcine? Appena arrivati a Kronplatz, ragazzi, qua dietro c'è il laghetto dove dobbiamo costruire tutta quella struttura. Ah, se mi vedete un po' deforme, ho tolto un dente del giudizio questa settimana e sono un po' ancora gonfio. Chiaramente dobbiamo entrare adesso a montare tutta quella struttura. E come vedi, guarda qua, Toto pescatore in azione. Tutto il nostro progetto, la difficoltà era dal vivo, non abbiamo mai visto questo laghetto. Tu ci hai detto alto 50 centimetri, là in centro, qui alto 4 centimetri il laghetto, e quindi piedini massimo più giù di così non possono andare. Quindi adesso proviamo un'altra tecnica. Guardate che faccio una ASMR. Sembra un moretto quando caga veramente. Occhio Ricky. Affanculo. Tanto è la tua camera in mano, non è la mia. Ma tanto non cadi con la camera, ti bagni e vai. No.
Purtroppo ragazzi c'è stato un errore di progettazione e le bici da DH, cioè io l'avevo provata con la Dirt, la DH gratta sotto. Dobbiamo la Dirt non grattava, quindi rimuoveremo purtroppo questa gobba. Ma direi che è già abbastanza nazzi così. Guarda, guarda che roba, incredibile. Solo chi non viene al party ride non può capire cosa si sta perdendo. Mi raccomando ragazzi, questo video serve per farvi venire voglia. Anzi, non so se vi verrà voglia. Però nelle prossime tappe, dove non c'è laghetto, sarà una cosa che è peggio del laghetto, ve lo assicuro. Però sarà più divertente ancora. I'm not catching fades anymore. Gotta keep my hands. Buongiorno ragazzi, primo giorno del party ride 2024. Siamo al Gassel, a Bike Park Kronplatz. Abbiamo setappato tutto. Vi faccio vedere il setup come è cambiato l'anno scorso. Allora, tanto per iniziare abbiamo rampa nuova, questa costruita dal buon Ivo raga, macchinina Red Bull come al solito, e chiaramente non poteva mancare lo stand di CP Gang. Guarda la grafica futuristica che abbiamo fatto quest'anno, classica, con la scritta partita davanti. Quest'anno prima volta la facciamo in due colori. Non ne ha fatte troppe lui. In realtà volevamo tenerle comprabili solo al party ride. Ci sono anche online, ma non troppe online. Quindi vi lascio comunque il link in descrizione. Oh, un urlo! I'm the king. I can see you soft, ever thought about retreating. If you never have, then they'll give you a reason. Better watch your tone, lose your base. La cosa bella di questo party è che adesso facciamo i primi 500 metri e arriviamo direttamente al laghetto. Prepararsi per tuffi di testa. I remember starving while y'all had a truck load. Now with the mob, with the call and the gusto. Top dog, top flow, boss mode. Attenzione, il barretto taglia. Con l'alboreto, attenzione! I'm the king pin. Showstop. Eccoci! Aia! I'm the king pin. Ho perso la trombetta, senti. Il momento tanto atteso. Dov'è, dov'è? Chi sei, Albi? Alboreto! Alboreto! Un po' di velocità, un po' di velocità! Dai, 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 tienilo! Non la trovo più, ah, qua. Vado dentro, vado. Dai, prepararsi per tuffi di testa. Peso, eh? Dentro di testa pieno, anche col casco. Ragazzi, aiutate tutti il tot a recuperare la bicicletta. Mi scazzava andar via su. Partirai! Attenzione, Ivo parte. Ragazzi, un applauso per Ivo e Mutante, per piacere, anche se so che è difficile farlo, però per piacere. Ivo, vai! Vale! Ragazzi, dopo il King del Pantano ho tirato una mia della Madonna, perché mi è arrivata una di quelle panne lì, ma mi è arrivata una fucilata che mi ha praticamente girato la testa, la letta è partita via, proprio
sono entrato in un altro pianeta, non so neanche che cazzo è successo, giuro. Però raga, ha gasato veramente un botto a sto giro, cioè veramente bellissimo. 3, 2, 1, buttati dentro! Tagliate! Andiamo! Andiamo! Ah, ragazzi, siamo arrivati in fondo a questa prima tappa di Partirai. Sentite la mia voce, cioè non ce l'ho più, finita, senti. Raga, gas puro sto giro. Abbiamo fatto tutto il bagno. Adesso, raga, siete pronti per il best trip? Feeling I don't know this y'all in danger, I'm a threat. I'm a threat. But with your life, cause you know that it's a threat. It's a threat. You know I ain't letting up, my foot is on your neck. Yeah, take my word for it, it's a promise and a threat. Oh yeah. Feeling I don't know this y'all in danger, I'm a threat. I'm a threat. But with your life, cause you know that it's a threat. It's a threat. You know I ain't letting up, my foot is on your neck. Yeah, take my word for it, it's a promise and a threat. Go. Wanna flex my gifts, but I think it's my time. Let me check my wrist. My watch. You can never get my shine. I'ma keep on grinding till I reach the top. When it's just in my chest and I ain't looking back, 'cause I'm feeling like Chris Cross. They can never slow me down, but they need to hate me. Now I'm feeling like Chris. Rock with the team, 'cause you know that we winning, we with it, we going, we flowing again. I might just go by a Benz. I might just blow my Benz. I did it all for the family. I'm alive, but I'm making a killing. I'm gonna break every ceiling. Ragazzi, ci siamo gasati un sacco oggi al Party Ride. Abbiamo dato dei VIP pass per il Red Bull Serro Baco. Quest'anno a Genova a ottobre ci sarà una gara di Urban Downhill mai vista prima in Italia. Nei prossimi Party Ride ne daremo altri. E soprattutto, ragazzi, partecipate agli eventi in Italia. Party Ride!